riguarda ad esempio il concetto di malattia, allora ci sono alcune malattie fisiche che dicono vabbè, queste le può curare il medico, ed è il medico stesso che invece alcune volte, quando non riesce a curare la malattia, dice a queste persone di andare a farsi benedire o di andare dall'altra parte dove pregano perché questa malattia venga curata e passi. E in particolare poi per le malattie mentali si pensa che queste malattie invece siano dovute non a una malattia fisica, ma a una malattia dovuta a un intervento un po' spirituale, e quindi non vengono considerate curabili in ospedale. In questi casi non si va nemmeno in ospedale, ma si seguono dei riti particolari per queste malattie. E non c'è una sorta di separazione nel pensare che questo avviene soltanto quando si è in Africa, ma si pensa che tu questo spirito maligno te lo porti dietro anche quando vai via, e quindi non c'è un confine per questo, e quindi anche quando arrivano in Italia e magari soprattutto per le donne c'è una sorta di maledizione, no? O di possibile ripercussione se non obbediscono a determinate cose, questo rimane anche se sono qua in Italia, non è che se sono venute qua si sono liberate di questo tipo di fattura, no? O di questo tipo di problema. E quindi questo diventa un grosso problema, perché non è possibile curarle, perché non credono che le medicine risolvano la malattia.